Fammi pietà di noi, Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, abbi pietà di noi. Thank you.
Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta.
quante volte le mamme che attendono un bimbo chiedono l'aiuto della preghiera, l'aiuto dell'intercessione dei santi, in modo particolare della mamma di Maria, Sant'Anna. E poi quando nasce il bimbo, la nuova vita fa dimenticare tutta la fatica dell'attesa. Ebbene, noi siamo invitati da questa splendida pagina della scrittura a distarci dal sonno, a non essere schiavi del tempo. I nostri cari, specie quando dovevano avviare una nuova attività, specie della campagna, prima ancora che sorgesse il sole, erano loro a svegliare la luna e si mettevano in cammino perché quando era appena giorno potessero immediatamente avviare la loro opera e la loro attività. Allora, io penso che con questi sentimenti del nostro cuore dobbiamo vivere questo periodo di
partecipateci nell'essere onesti, nell'essere leggeri, nell'essere purificanti, nell'essere pronti appena sentiamo il passo di questa persona che viene incontro. Dobbiamo aprire il giorno, appena bussa. Così facevano le mamme quando appena sentivano i tintinnio dei campanelli degli animali che conducevano il carro, quindi anche il papà, anche le masserizie a casa nostra, andavano incontro alle mamme, ad alleggerire il peso della fatica dei loro sposi. Noi dobbiamo alleggerire, ecco, delle case schiacciate dal peso della sofferenza, della solitudine, della malattia. Dobbiamo portare noi la gioia della speranza, il fuoco della carità. Questa è la gioia per sempre. L'abbiamo cantato all'inizio del bellissimo canto che mi piace tanto. Della nostra Dio, noi crederemo. E con le lampade accese, con le lampade alimentate dal nome della nostra carità, della nostra bontà, del nostro ottimismo, non sarà mai morte, non sarà mai lunga abbastanza, perché noi possiamo andare incontro al Signore e incontrarlo il prima possibile. Ancora a voi carissimi, a voi cari amici che venite anche da fuori dalla nostra città, auguro che per mezzo di Maria noi guidiamo questo miracolo di ospitare nella nostra umanità la divinità del Signore. Il vero presente, la vera capanna in cui Gesù deve essere accolto, deve essere il nostro cuore, deve essere il nostro cuore. E come in una famiglia, se dovesse andare, non lo so, dentro di notte, all'improvviso, senza un preavviso, il figlio o la figlia che stanno studiando fuori, la mamma non ti sveglia che domani, oppure si chiede un parente, un caro amico, non si dice mai, non c'è posto, non si trova il posto, anzi, ci si privano di qualcosa, perché l'altro non subisca, non viva il disagio. Per il Signore ci deve essere posto. Dobbiamo sgombrare il nostro cuore da tutto ciò che è inutile e dobbiamo far festa con lui, porta la vita, porta l'amore, porta la gioia. E con il Signore dentro di noi, in casa nostra, dobbiamo trasformare ciò che possono essere elementi offensivi, spalle, le lance, i galloni, tutto invece, come dice il Papa Francesco, deve essere come un ponte, deve essere come un mezzo, un raccordo che ci avvicina gli uni agli altri. La legge di mamma d'arte, la mamma di Gesù, la mamma nostra, ci guidi in questa festa senza fine, e così sia. Yeah.
pieno di incognite, ma il Signore ci assicura che la luce della sua parola ci guiderà sempre sul giusto cammino. Con questa fiducia innalziamo la nostra vita. E che non osano più sperare.
Signore sia con voi. Signore nostro.
Grazie.
grazie veramente sentito e, oserei dire, caloroso nei confronti del nostro Vescovo. E il Vescovo oggi ha fatto due cose, ha fatto tantissime cose, tra cui sono che c'è tante cose belle, tante persone, ma come dire, ha messo una candela che c'è suonante, innanzitutto sapete che oggi per noi queste candele si guareggiano le stelle. Oggi non ci sono 12 stelle intorno a noi, ci sono 13. Sapete perché? Perché la stella più bella è proprio lui, il nostro Vescovo. E quindi prendiamo seriamente.